a tutti. Allora, saluto anche i nostri numerosissimi ascoltatori che appunto ci seguono e si connettono dalle piattaforme social, da Zoom e appunto dal portale ESN Academy. E benvenuti quindi a tutti quanti a questa nuova puntata di ESN Academy, il centro di formazione permanente del circuito ed il social network. ESN Academy. ESN Academy permette di seguire in streaming e on demand webinar, corsi di formazione, guide, approfondimenti tecnici e rubriche, 365 giorni all'anno H24. L'ospite di oggi è il nostro partner Trane Italia e quindi colgo l'occasione per salutare e dare il benvenuto a Ilaria De Luca e Davide Quercia, i Quotation Engineer Equipment, e Cristiano Libieri, Application Manager, che sono collegati da remoto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Quindi una piccola presentazione di Trane. Trane progetta, produce e sottopone a manutenzione i sistemi e dispositivi di controllo HVACR per la creazione e il mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed efficienti per edifici e processi industriali. Collabora anche con i proprietari e gli operatori degli edifici per creare strutture ad alte prestazioni che portano benefici misurabili anno dopo anno e per supportare gli obiettivi di importanza critica per l'attività. Trane esamina i sistemi e l'utilizzo energetico di ogni edificio, partendo da un audit energetico preliminare, passando attraverso un'analisi completa delle prestazioni e valuta come rispondono agli obiettivi del cliente. Tutte le unità sono state convalidate nella nuova struttura di collaudo HVAC europea di Trane, capace di simulare la più vasta gamma di condizioni operative. E con un'ampia rete di assistenza in Europa e oltre 1.000 addetti alle vendite tecnici dell'assistenza, con la migliore preparazione nel settore, strategicamente ubicati in ogni paese, Trane offre un supporto efficace nell'aumentare l'affidabilità, migliorare i costi totali di gestione e ridurre l'impatto ambientale per garantire al vostro investimento iniziale un ritorno sicuro dai primi giorni di funzionamento e fino a quando se ne renderà necessaria la sostituzione. Nella puntata di oggi verranno illustrati impianti e configurazioni impiantistiche studiate ad hoc che permettono di sostituire le abituali caldaie, sfruttando al meglio le caratteristiche delle macchine utilizzate, il recupero di calore e i nuovi refrigeranti a basso GWP. Quindi, prima di lasciare la parola però magari ai redattori, vi mostriamo un breve video di presentazione di quello che è l'evento fieristico ed il Social Expo, organizzato appunto da ESN Academy, che verrà tenuto a ottobre di quest'anno negli Emirati Arabi e che tratta appunto di architettura, edilizia e design. Social Network è un'altra occasione importante per riportare al centro il dialogo e il confronto tra tutti gli attori della filiera del progetto, ovviamente. Fiera, tra l'altro, molto interessante, che si sta rivelando veramente un palcoscenico molto importante per quello che riguarda il mondo dei professionisti. Si tratta di qualcosa di davvero innovativo che interessa anche la proprietà immobiliare. Sono stati inseriti all'interno fondamentalmente due tematiche. Una è quella della progettazione, l'altro core della fiera è quello legato alla realizzazione dei progetti che si interconnettono e in generale di un'economia circolare che sia in equilibrio. Certamente c'è un tema legato al biofilico, legato a un'evoluzione di progettazione verso la sostenibilità al pianeta. Perfetto, grazie mille. Allora, intanto quindi lascio la parola ai relatori, partendo da Cristiano Olivieri. Ricordo che potrete porre le vostre domande durante tutto il corso dell'evento. Prego.
Grazie mille, intanto ringrazio i partecipanti ed Edil Social Network per il consueto supporto nell'organizzazione di questi eventi. Grazie a voi. Solo per una breve introduzione, prima di lasciare la parola ai colleghi che aiuteranno nella presentazione, io sono Cristiano Olivieri, sono in train da circa 5 anni e sono a capo della struttura che chiamiamo application di supporto alla progettazione. Il tema di oggi è un tema che ci è molto caro perché è uno dei pilastri dell'azienda ed è un tema molto attuale nella transizione energetica che stiamo vivendo, cioè quello dell'elettrificazione e del riscaldamento. È un ambito nel quale l'azienda ha fatto pesanti investimenti e come conseguenza dei quali le potenzialità delle pompe di calore sono aumentate considerevolmente. Per cui volevamo darvi un saggio di quello che è possibile fare, che va al di là del semplice riscaldamento per comfort, attraverso qualche esempio applicativo che ci siamo trovati ad affrontare. Per cui l'idea è dimostrarvi quelle che sono le potenzialità delle apparecchiature attualmente disponibili, ma anche il tipo di supporto che possiamo darvi nella scelta. Detto ciò, lascio la parola ai miei colleghi e buona visione e buona presentazione. Grazie Cristiano. Buongiorno a tutti. Anzitutto buongiorno. Provo a condividere lo schermo e se riuscite a darmi un check. Vediamo subito. Di quello che sto mostrando. Ok, perfetto, lo vediamo. Riuscite a vedere tutto in... Sì. In espanso, ok, perfetto. Allora, prendo la parola io sono Davide Quercia. E sono uno dei componenti nel team capitanato da Cristiano Olivieri, che ha parlato poco fa, che sono un quotation engineer. Sono di base a Roma, siamo 4 ragazzi che fanno parte di questo team, ci dividiamo fra Roma e Milano. Io sono un anno che sono entrato a far parte della famiglia di Train Italia e assieme alla mia collega Ilaria De Luca, che prenderà parola subito dopo di me, siamo di base a Roma e seguiamo, quindi diamo supporto alla nostra rete vendita, che insomma si divide fra i nostri commerciali e le agenzie che sono sul territorio italiano e anche quello maltese. Ora, andando a vedere la prima slide, come avete già detto in maniera abbastanza ampia, quindi come ha detto Cristiano, perché siamo qui, andremo a parlare di elettrificazione del riscaldamento degli ambienti e io e Ilaria questa mattina lo faremo con l'ausilio di alcune slide parlando di applicazioni vere e proprie che hanno visto noi di Trenitalia svilupparle e anche realizzarle. Alcune di queste sono ancora in processo di sono ancora ongoing, quindi sono ancora in fase di sviluppo. Parleremo e quindi mostreremo applicazioni nel settore terziario, poi per quanto riguarda il teleriscaldamento, le prime due se ne occuperà la mia collega De Luca, dopodiché passeremo a applicazioni di carattere industriale, in particolar modo applicazioni nell'ambito del food and beverage e del farmaceutico. Insomma, perché siamo qui? L'abbiamo già detto, non possiamo essere indifferenti ad oggi per quanto riguarda quelli che sono i cambiamenti climatici e quindi non c'è solo una questione morale da portare avanti, ovvero sia cercare di avere un mondo più green, un mondo insomma più sostenibile, ma perché non guardare anche all'aspetto dell'efficienza energetica, che può portare, anzi porta, anche a degli efficientamenti e quindi dei risparmi di carattere energetico, ergo denaro. Noi come Trenitalia, insomma, come diceva Cristiano poc'anzi, abbiamo puntato molto, abbiamo investito molto come azienda nella ricerca e nello sviluppo, quindi nelle nostre tecnologie per quanto riguarda le pompe di calore, le nostre unità che andiamo a proporre e sviluppare costantemente, con un occhio anche a quelli che sono l'utilizzo dei refrigeranti a basso impatto ambientale. Quindi quello che è il focus che noi come azienda portiamo avanti e quindi abbiamo investito molto su questo è quello di andare a sostituire le caldaie, quindi i combustibili fossili, per far spazio all'elettrificazione. Ogni anno poi il governo, noi sappiamo benissimo che innalza questi standard di efficienza e quindi spinge sempre di più affinché le unità che noi andiamo a proporre, quindi realizzare e creare, siano sempre più efficienti. Per far punto
cercare di creare un mondo sempre più sostenibile e green. Quindi l'obiettivo numero uno è quello della decarbonizzazione. L'ostacolo, se vogliamo chiamarlo così, che potrebbe essere quello di partenza, è quello del costo di investimento, un costo iniziale da dover affrontare. Ma siccome il governo innalza gli standard affinché ci siano sempre più efficientamenti energetici, anche lo Stato, il governo, sappiamo benissimo, ci dà degli incentivi affinché si possa attuare tutto ciò. Diamo giusto qualche numero, quindi perché il focus è fortemente incentrato sul riscaldamento e il raffreddamento in Europa. Basta guardare questo piccolo diagramma che vedete sulla vostra destra, e va a rappresentare qui quella che è la domanda energetica finale, quindi globale in Europa. Il 50% di questa è costituito appunto da quello che è il riscaldamento degli ambienti, quindi parliamo di space heating per una grande parte di questa domanda globale, che è il 50%, e anche il process heating per una grande fetta, che ricopre circa il 32% della domanda. Ovviamente poi c'è anche la parte di raffreddamento, che in questo diagramma, in questa percentuale del 50% globale, racchiude una parte, ricopre una parte del 2%. Ripeto, andremo a vedere, quindi a mostrare, dare anche dei numeri, andando a discutere quelli che sono le nostre applicazioni per quanto riguarda il riscaldamento dei grandi edifici, quindi l'utilizzo delle pompe di calore ad aria, di dove c'è la richiesta e quindi la necessità di ottenere del riscaldamento, o nel momento in cui ci sia la domanda di contemporaneità fra richiesta di riscaldamento e raffreddamento, l'utilizzo delle multitubo possa portare delle unità multitubo possa portare a un efficientamento energetico. Parleremo poi del teleriscaldamento, quindi parleremo di district heating, quindi ovvero sia la distribuzione dell'acqua calda che, diciamo, parte da una grande centrale di produzione, per poi passare al recupero alla parte industriale, e quindi le applicazioni, come dicevo prima, nel food and beverage e anche nel farmaceutico, lì dove c'è spesso la contemporaneità di richiesta, di domanda di caldo e freddo, spesso con temperature in gioco molto elevate o anche molto, molto basse, e quindi la contemporaneità molto spesso delle stesse. Gli intervalli di temperatura, quindi, che ricoprono questo ambito, quindi l'elettrificazione, si aggira tra i meno 20 e i 120 gradi centigradi per quanto riguarda la produzione di caldo e freddo. E noi come Trenitalia, insomma, ad oggi, come diceva Cristiano all'inizio, abbiamo molto investito affinché noi potessimo ricoprire questo range, questa domanda di richiesta di caldo e freddo per diverse temperature in gioco, e con il nostro portfolio ad oggi siamo arrivati a ricoprire questo range attraverso diverse serie che abbiamo lanciato sul mercato, che vedono insomma un connubio di diverse tecnologie per quanto riguarda ad esempio i compressori utilizzati, che vanno dagli scroll ai vite, e anche l'utilizzo di macchine a pistoni, e poi, come dicevo prima, un occhio anche all'ambiente, dato anche grazie all'utilizzo di refrigeranti a basso impatto ambientale, quindi a basso valore di GWP. Faccio un esempio, ad esempio l'HFO, il refrigerante R1234 DEDAE, con un valore di GWP inferiore a 10. Detto ciò, lascerei la parola a Ilaria, alla mia collega De Luca, che vi illustrerà i primi casi studio che abbiamo sviluppato e realizzato come Trenitalia. Ora provo a lasciare la condivisione a Ilaria in qualche modo. Buongiorno a tutti, intanto per chi si fosse collegato adesso, anch'io faccio parte del team application, lavoro in Tren dal 2017 e niente, diciamo, oggi siamo qui a presentarvi varie soluzioni dell'elettrificazione del riscaldamento. E come ha anticipato Davide, abbiamo più esempi da mostrare. E iniziamo appunto col vedere il settore terziario. Vorrei giusto solo una conferma che abbia condiviso il tutto e sia tutto partito come si deve.
se qualcuno mi può confermare della... Sì. Ok, perfetto, si vede solo la slide a schermo intero, giusto? Sì. Ok. Allora, quindi, un secondo solo. Ok, quindi anticipavo, il settore che andiamo ad analizzare adesso è il settore terziario, quindi vediamo un esempio di elettrificazione del calore che appunto interessa questo tipo di settore. In questo caso esaminiamo una centrale termica la cui sorgente è l'aria ambiente. Vedremo come in questo campo sia possibile optare per più di una soluzione e capiremo insieme come si potrà ottimizzare l'efficienza andando a valutare diverse tecnologie che Train ha a disposizione nel suo parco prodotti. Allora, nei moderni sistemi ed impianti per edifici ad uso terziario è sempre più diffusa, diciamo, la tipologia di impianto ad aria primaria e ventil convettori. Questa tipologia di impianto consente infatti un controllo individuale della temperatura ambiente in ogni locale, indipendentemente dagli altri, e quindi permette di avere una notevole flessibilità d'uso ed elasticità di funzionamento. Nell'ambito di questa tipologia di sistemi, le possibili soluzioni idroniche possono essere a due tubi o a quattro tubi. Negli impianti a due tubi, i ventil convettori appunto sono dotati di un'unica batteria e vengono alimentati con acqua fredda nel periodo estivo ed acqua calda nel periodo invernale. Con questo sistema, diciamo, non c'è la possibilità di compensare carichi di segno opposto che possono verificarsi nei vari uffici nello stesso arco temporale. Quindi gli impianti a quattro tubi, diciamo, tradizionalmente sono dotati di ventil convettori a doppia batteria, possono rispondere alla richiesta di riscaldamento e raffreddamento nel singolo ambiente durante tutto l'anno, mantenendo quelli che sono i circuiti a servizio delle due batterie. E questo tipo di impianto, oltre che a prestarsi ad applicazioni per edifici ad uso uffici, trova una gran collocazione anche nelle soluzioni ad uso commerciale, come per esempio quelle soluzioni commerciali dove si possono trovare anche nella stagione fredda carichi termici di segno opposto. Quindi in sostanza, sfruttando l'aria ambiente, è possibile generare potenza termica e utilizzando le pompe di calore a due tubi o quattro tubi condensate ad aria, si possono andare ad alimentare le utenze di un edificio e quindi a riscaldare o a raffreddare gli ambienti o addirittura a produrre acqua calda sanitaria. Il caso che vogliamo prendere in esempio più da vicino nell'ambito del settore terziario è un tipico nuovo complesso residenziale destinato a diventare uno spazio urbano dedicato ai cittadini. Esso prevede generalmente edifici abitativi, servizi e grandi spazi immersi nel verde. Si tratta solitamente di quelle zone che sono state bonificate e restituite ai cittadini. Dal punto di vista del condizionamento, questo per esempio è un classico esempio di struttura ad uso misto, perché parliamo di più utenze e diverse richieste di carico, che a volte possono essere anche simultanee e di segno opposto. Dunque, sicuramente ci sarà una richiesta contemporanea di caldo e di freddo che dipende dagli ambienti e dai servizi ai quali è destinata. Questi ambienti e questi servizi possono essere per esempio gli hotel, le arene, gli edifici per uffici, gli edifici ad uso abitativo, eccetera. Ok, ecco, diciamo, perché in prima analisi potrebbe essere facile pensare di valutare un impianto a quattro tubi, perché andrebbe a soddisfare le esigenze di riscaldamento e di raffreddamento anche in maniera contemporanea ed andrebbe a sfruttare il recupero di calore durante determinate fasi dell'anno. Dunque, le unità verrebbero selezionate in questo caso in base ai massimi carichi termici e in base alla richiesta degli edifici produrrebbero caldo o freddo. Si otterrebbe in questo modo quindi un impianto semplice composto da una ridondanza di tecnologia che è appunto quella dei quattro tubi e sicuramente facile da controllare. Il vantaggio sarebbe effettivamente quello di avere un elevato benessere e comfort ambientale derivato dal fatto che il sistema si presta ad un elevato autoadattamento nella gestione della contemporaneità dei carichi,
nonché diciamo l'unità polivalente, e quindi avente anche una massima efficienza energetica e dei bassi consumi energetici. È pur vero però che se ragioniamo su più di due unità il sistema si complica e potrebbe non essere più così tanto ottimizzato, e vediamo nel dettaglio il perché. Allora, partiamo da un tipico profilo di carico termico che può avere una struttura ad uso misto, quindi quello, una struttura che ha ad esempio più utenze che possono richiedere variazioni di carico di segno opposto, e prendiamo in esame per esempio la zona di Milano. In questo grafico possiamo vedere come può variare la richiesta di caldo e freddo durante il funzionamento prendendo in esame un anno solare. E possiamo facilmente individuare che la parte blu indica una richiesta frigorifera, e quindi il carico freddo, e nel nostro caso in esame dal grafico si evince che ha un picco di 5 MW, che è il punto più alto della riga blu, e la parte rossa che invece corrisponde a quella termica, che invece è appunto il caldo. È abbastanza evidente che durante l'anno ci sono comunque delle fasi in cui c'è la contemporaneità di caldo e freddo, e che di solito diciamo combacia con le mezze stagioni, mentre all'inizio si può banalmente vedere la richiesta di caldo è dovuta alla fase invernale. E nel nostro caso, quindi prendendo in esame questo grafico, si può evidenziare che il picco massimo risulta essere di 4 MW. Questo è per prendere un esempio tipico per poterlo analizzare diciamo al meglio utilizzando le nostre tecnologie. Dunque, allora, qui diciamo possiamo vedere in maniera più esplicita il caso, e partiamo quindi dai dati discussi nella slide precedente, ovvero dal profilo di carico. Quindi sostanzialmente ipotizziamo che ci sono appunto richieste di 4 MW in caldo, 5 MW in freddo, e sostanzialmente generalmente il caldo viene dato dalla caldaia, il freddo dai chiller. In questo caso, considerando diciamo l'evoluzione della richiesta termica in un anno solare, dunque la necessità di avere in alcune fasi dell'anno la contemporaneità dei carichi, i chiller che sposano meglio il sistema in analisi saranno sicuramente diciamo polivalenti. Questo per passare insomma per dettare il passaggio dall'uso del consumo del gas all'elettrificazione, essendoci quindi richiesta di contemporaneità, la soluzione diciamo più immediata è l'utilizzo di polivalenti. E andando ad analizzare meglio diciamo il nostro profilo, da questi grafici si può evidenziare il profilo termico che viene richiesto dagli edifici in funzione della temperatura dell'aria esterna. Quindi andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio quello che è la richiesta. Molto semplicemente, quando la temperatura dell'aria esterna è diciamo bassa, c'è prevalenza di caldo ovviamente, viceversa quando la temperatura esterna comincia ad innalzarsi si ha man mano maggiore richiesta di freddo. Nel grafico di destra invece si vede il tipico carico in base alla stagionalità e ci fa capire per quante ore dell'anno si ha la potenzialità del recupero. Dal grafico infatti si evince che si può avere recupero tutto l'anno perché c'è comunque una richiesta di carico base. Ok, sostanzialmente cosa succede? Che scegliendo un'unica tecnologia come soluzione, quindi trasformando la richiesta in una elettrificazione del riscaldamento, quindi andando ad utilizzare tutte unità polivalenti e quindi eliminando quella che può essere una fonte di una caldaia e nonché quindi la dipendenza del consumo di gas, si può osservare da un preliminare calcolo di efficienza energetica che vi mostro qui in slide, come una semplice sostituzione di tecnologia può migliorare l'indice di efficienza dell'intero sistema e può sostanzialmente ridurre quelli che sono i costi energetici, andando esattamente come mostro in figura a triplicare quello che è l'indice di efficienza di partenza, quindi partiamo da 1,7 e riusciamo a raggiungere 5,2,
e portando a zero i consumi del gas. Infatti, se leggete, diciamo, il gas viene completamente eliminato e viene sostituito dall'elettrificazione. Come accennavo prima, dando uno spunto di riflessione, quando la richiesta si dispone su più di due unità, il sistema sicuramente si può complicare e potrebbe quindi non essere più così tanto ottimizzato. Il perché lo si può vedere banalmente provando a sostituire una parte di impianto con delle pompe di calore reversibili e quindi andando a considerare all'interno del nostro impianto due tipi di tecnologie. Proviamo quindi ad immaginare di avere un nuovo sistema di centrale che tiene conto del fatto che le unità a quattro tubi vengono sfruttate per massimizzare il potenziale di recupero, mentre le ulteriori richieste di riscaldamento e raffreddamento, per capirci si intende quelle relative ai carichi di picco, saranno invece soddisfatte da una o più pompe di calore reversibili che entreranno in gioco a supporto dei polivalenti per andare a coprire appunto quella parte di carico che poi sostanzialmente non viene soddisfatta dai polivalenti perché abbiamo ridotto il numero delle unità. Mi spiego meglio qui nell'analisi energetica, lo vediamo con i dati alla mano, ovvero quello che ho appena detto. Andando a sostituire, se vedete in tabella, l'impianto, non più considerandolo a questo punto composto da tutte le unità polivalenti a quattro tubi, ma sostituendo una parte dell'impianto con delle pompe di calore reversibili e dimensionandole in modo tale che appunto vadano a supporto dei polivalenti nelle fasi di picco, si può ulteriormente migliorare l'indice di efficienza energetica, che a questo punto diventa tre volte e mezzo quella iniziale, e si possono andare ulteriormente a ridurre anche i consumi elettrici, perché a quel punto non abbiamo più i consumi elettrici dei polivalenti, ma sono stati ridotti perché ovviamente mettendo le pompe di calore sicuramente andranno a consumare di meno. Ecco quindi un classico esempio dove diciamo in maniera preliminare si può valutare un tipo di tecnologia unica relativa all'impianto che risulterebbe essere quella magari più immediata, però andando a studiare meglio il profilo di carico e diciamo l'impianto in sé, si possono valutare anche un mix di tecnologie che comporterebbero sicuramente migliore efficienza all'interno dell'impianto e minori costi energetici. Ok, detto ciò, vorrei passare adesso ad un'altra tipica applicazione che può interessare appunto il teleriscaldamento. Prima di farlo vorrei partire da un'analisi generale sull'evoluzione del tema ad oggi. Qui in sostanza da questa slide possiamo vedere come sta cambiando lo scenario, che inizialmente vedeva la produzione di impianti separati per il freddo e per il caldo, ed in particolare come quella del caldo, diciamo, prevedeva come sorgente la trasformazione dei combustibili fossili. Man mano che la situazione si sta evolvendo, lo scopo è diventato quello di passare alle energie rinnovabili per permettere di migliorare sicuramente quella che è l'efficienza energetica ed ottimizzando la richiesta di carico di un edificio, andando cioè a migliorare quella che è la distribuzione dei carichi e a cercare di abbassare la temperatura richiesta. Ad oggi però non siamo ancora in una fase che ci permette di passare a basse temperature, perché non abbiamo ancora raggiunto l'ottimizzazione degli edifici. Infatti la maggior parte della richiesta energetica arriva da edifici che hanno centrali termiche progettate per richiedere elevate temperature in caldo. Quindi sì, energie rinnovabili, ma mantenendo ancora alte le temperature. In futuro sicuramente ci si aspetta che la transizione prevederà sulla parte dell'utenza nonché dell'edificio in sé di passare a temperature sicuramente più basse.
Entrando quindi nel dettaglio, andremo a vedere più da vicino quella che può essere un'elettrificazione del riscaldamento, avendo invece in questo caso come sorgente l'acqua. Per avere, diciamo, acqua ad alta temperatura abbiamo bisogno ovviamente di una sorgente, ovvero può essere quella dei fiumi, dei laghi, del mare, oppure di un impianto geotermico, del calore di scarto di alcuni processi industriali. E in questo tipo di applicazione, diciamo, le unità prese in esame sono appunto le macchine frigorifere condensate ad acqua, che sfruttano quindi la risorsa d'acqua che viene messa a disposizione per andare a produrre quindi energia termica all'interno dell'edificio. Allora, uno dei tipici esempi di impianto lo possiamo vedere qui nella figura di sinistra. Banalmente, indipendentemente dalla capacità frigorifera richiesta, si possono prevedere due o più pompe di calore condensata d'acqua e disposte in parallelo. Solitamente questo è il tipico sistema di impianto. In questo caso le unità operano tutte alle stesse condizioni di funzionamento. Un altro esempio invece, che vi invito, diciamo, a prendere in esame, può essere quello di proporre una soluzione impiantistica che prevede due unità poste in serie che lavorano in controflusso. Questo tipo di configurazione ottimizza l'efficienza del sistema perché va a ridurre i salti di temperatura tra un'unità e l'altra. Infatti, se guardiamo l'immagine di sinistra, possiamo vedere che abbiamo un salto termico di 73 gradi, ovvero passiamo da 80 a 7 gradi di acqua fredda, mentre nell'immagine di destra, considerando sempre che comunque va ampliato il delta T, altrimenti non viene assicurata la portata minima è necessaria al corretto funzionamento delle unità, abbiamo invece un primo salto di circa 69,8 gradi dovuto a 74,8 meno 5, un secondo salto termico sull'altra unità che invece lavora con 70,7, ovvero 80 meno 9,3. Questo per spiegare che, disponendo le unità in parallelo, si ha un salto maggiore, quindi nello schema di sinistra, rispetto alle unità che invece lavorano in serie. E il controflusso quindi permette mediamente di lavorare su salti termici più piccoli sulla singola macchina, e questo cosa comporta? Comporta i seguenti vantaggi, ovvero avere una migliore efficienza sul sistema, perché ovviamente è legata alla migliore efficienza sulla singola macchina, e avere anche un minor costo di installazione, perché le tubazioni vengono dimensionate su diametri di misure inferiori, e avere anche meno pompe sul circuito e soprattutto anche di dimensioni più piccole. Al crescere della potenza però, aggiungere macchine in serie comincia a diventare un pochino più complesso, perché, diciamo, lo svantaggio è quello di andare ad aumentare le perdite di carico sul circuito. Ecco perché, diciamo, si può così ovviare al problema in questi casi, quindi all'aumentare della potenzialità richiesta, anziché andare ad inserire altre unità in serie al circuito che appunto permetterebbero un aumento di carico, di perdite di carico. Quando la potenza richiesta aumenta, si può predisporre in questo caso un sistema di impianto che prevede più coppie di macchine in serie poste in parallelo. E questo non è altro che esattamente un esempio tipico di disposizione che di macchine, in questo caso Train propone, a servizio anche di quello che può essere un grande sistema di teleriscaldamento, perché in questo caso si evita di incrementare appunto le perdite di carico sul circuito e si migliora sicuramente l'efficienza dell'intero impianto. Per dimostrarvi ciò che vi ho appena detto, diciamo, vorrei mostrarvi delle schede tecniche che fanno riferimento al progetto di una centrale di teleriscaldamento, dove generalmente è presente un impianto di
cioè solitamente si trova un impianto di cogenerazione che appunto prevede la combustione dei combustibili fossili e quindi come in questo caso andare a trasformare la produzione di calore attraverso appunto le unità, le nostre unità e quindi trasformando appunto, cioè togliendoci la dipendenza dai combustibili fossili. E prendiamo per esempio in esame una centrale di teleriscaldamento che può essere quella relativa a una potenza termica di 3 MW, che era il nostro diciamo esempio preso in questione, e questa è l'unità che appunto abbiamo proposto, che è capace di raggiungere elevate temperature di acqua calda, infatti è dimensionata a 80 gradi e che ha una potenza termica di 1 MW. Quello che vorrei mostrarvi è semplicemente che prendendo in esame la singola unità e andando a guardare la sua efficienza in caldo, dovendo lavorare con un importante salto termico, essa risulta avere un COP di 2.15. Se invece, come precedentemente mostrato, anziché andare a valutare la singola unità, si considerano due unità in controflusso, andando ad abbassare tra un'unità e l'altra il salto termico, si va ad innalzare quella che è l'efficienza della singola unità e quindi si va ad ottenere un COP superiore rispetto alla precedente. Ecco perché in questo caso, considerando appunto le singole unità in serie, su ogni unità il COP aumenta e quindi aumenta di conseguenza anche l'efficienza. Questa è banalmente una soluzione che può essere, diciamo, come dire, considerata in un impianto di teleriscaldamento per poter appunto andare ad ottimizzare quello che è l'impianto. Allora, detto ciò, io diciamo ho finito con i miei esempi e ridò la parola a Davide che vi farà vedere altre tipologie di impianto. Ok, se qualcuno mi dà sempre un cenno. Allora, stai condividendo e stai scorrendo le slide riprendendo dalla mia ultima. Ok. Ok, okay, sei sull'industriale. Perfetto. Ok. Mi sentite giusto, sì? Sì, puoi procedere, grazie. Allora, mostrati gli esempi applicativi dei grandi edifici e del teleriscaldamento, passiamo a quello industriale. In particolar modo andiamo a vedere due esempi applicativi che abbiamo appunto seguito e realizzato. Davide, scusami, però non ti vediamo. Eh? Il problema è che non riesco a tornare indietro e mettere il video. Vabbè, non c'è problema. Comunque vediamo le slide, tranquillo. Ok, forse ci sono riuscito. Scusate. Ecco. Perfetto, ecco. Grazie. A te. Ok, andiamo a vedere quindi quello che è un'applicazione di processo, settore alimentare, diciamo in questo caso parliamo di un'applicazione riferita dei caseifici e l'immagine della mucca, quindi non è qui a caso. Quello che vogliamo andare a vedere, quindi quello che abbiamo studiato, è il perché andare ad elettrificare e quindi a sostituire i combustibili fossili in questo tipo di applicazioni, quindi andare un po' a svecchiare quello che è la consuetudine, quella che è stata fino ad oggi, la consuetudine in questi tipi di applicazioni, ovvero sia, come diceva anche Ilaria prima, il focus è sempre quello, cercare di non avere e quindi di eliminare i combustibili fossili per la realizzazione, quindi per la domanda del riscaldamento, ma utilizzare l'elettricità per ottenere sia il riscaldamento che anche il raffreddamento. Questo diciamo non viene fatto, non veniva fatto anche perché insomma non si credeva che elettrificare
con l'elettrificazione, scusate, si riuscissero ad ottenere dei riscaldamenti ad elevate temperature. Come abbiamo mostrato invece all'inizio, sappiamo benissimo che oggi la tecnologia, quindi con Trenitalia, riusciamo a ottenere elevate temperature e quindi a ottenere il riscaldamento anche in contemporanea del raffreddamento. Per dare giusto in questa slide dei numeri puramente indicativi, ma non lontani da quelli che sono la realtà, in un breve processo che caratterizza un caseificio, c'è la richiesta di caldo e freddo che viene effettuata in maniera separata ad oggi, quindi con la caldaia per quanto riguarda il caldo e il freddo e il chiller per quanto riguarda il freddo, per cui andando banalmente a sommare quella che è l'input dell'energia richiesta, c'è una somma di 100 più 30 che fa da un totale di 130. Con l'elettrificazione, quindi riuscendo a fornire in contemporanea la domanda e quindi il riscaldamento e il raffreddamento, andiamo ad abbattere quelli che sono i consumi del combustibile fossile, quindi della caldaia, e ripeto, con questi numeri puramente indicativi ma non lontani dalla realtà, vediamo come i 130 kW di combustibile fossile spesi con il combustibile fossile spariscono per far spazio alla sola presenza del power input dell'elettricità, e con i numeri diciamo forniti c'è un saving del circa il 77%. Ma se vogliamo andare a vedere più nel dettaglio, e quindi quello che è un vero e proprio una vera e propria applicazione che abbiamo realizzato con dei nostri clienti, vediamo come con l'ausilio e quindi con la tecnica del sistema a cascata abbiamo potuto sostituire e quindi svecchiare, ripeto, questo modus operandi di avere due fonti energetiche diverse per la produzione di caldo e freddo quando la richiesta è contemporanea. Quindi andiamo a vedere un'applicazione di cascata con un chiller provvisto di recupero totale del calore che va ad alimentare un'altra unità, la definiamo booster, ovvero sia che va ad innalzare la temperatura in ingresso alla macchina stessa fino a 85, se non ricordo male, nell'esempio che andremo a vedere. Esatto. A sinistra potete vedere quello che schematicamente è stato pressoché realizzato, e come con l'ausilio, ripeto, di una macchina a recupero che in basso a destra vedete con la nostra serie Synthesis Prime, più una macchina booster della serie Exergy, per cui con la produzione di caldo derivante dal recupero totale di calore siamo riusciti ad andare ad innalzare la temperatura fino a 85 gradi con la nostra serie Exergy. Per darvi giusto una panoramica di quelle che sono queste macchine, la tecnologia che caratterizza le stesse, vediamo che in comune queste due macchine hanno il fatto che sono provviste, sono equipaggiate con compressori di tecnologia Vite, entrambe le macchine, entrambe le serie Vite inverter. E poi, dando come dire, strizzando l'occhio alla questione anche impatto ambientale, quindi refrigeranti a basso GWP, entrambe le macchine sono con HFO puro. La prima è una macchina condensata d'aria con i ventilatori brushless, quindi a commutazione elettronica, con tutti i vantaggi che in termini di assorbimento e di parcellizzazione possono portare, assieme insomma al compressore inverter, una batteria microchannel e un evaporatore di tipo allagato. Poi ripeto, in basso la piccola schematizzazione di come l'opzione Total Heat Recovery viene equipaggiata a bordo macchina, quindi senza impattare anche sul footprint della stessa, in parallelo al circuito frigorifero. L'altra invece è una serie che per questa applicazione ci porta a raggiungere gli 85 gradi richiesti da questo tipo di applicazione in questo caseificio, diciamo così. È una serie che in questo caso è monocircuito con compressore di inverter in HFO e condensatore, evaporatori a piastre. Questa è una serie che, giusto per fare un piccolo excursus, è una serie molto ampia che prevede l'utilizzo di diverse tecnologie di compressore, dagli scroll ai vite e anche ai pistoni. E poi, diciamo, nel suo ampio portfolio prevede l'utilizzo di diversi refrigeranti, uno dei quali è appunto lo ZE, che caratterizza questa applicazione che stiamo vedendo.
per dare qualche visibilità di numero di quelle che sono le efficienze, prendiamo degli screen delle nostre schede tecniche, andando a focalizzarci su quelle che sono le applicazioni. Quindi in questo caso c'è la contemporanea richiesta e quindi la contemporanea domanda di caldo e freddo, e come vedete a sinistra le condizioni operative sono molto gravose per quanto riguarda le condizioni di funzionamento in freddo. Altrettanto gravose sono quelle che riguardano la parte calda, che potete vedere a destra, ovvero sia gli 85 gradi di cui abbiamo discusso poc'anzi, no? Per cui se noi andiamo a concentrarci su questi numeri e quindi quella che è la capacità prodotta dal chiller vitae con il recupero di calore totale alle condizioni con A cosciente a meno 8 gradi, abbiamo una capacità di circa 550 kW, 542, con una potenza assorbita di circa 217 kW. L'acqua calda derivante dal circuito di recupero va ad alimentare la serie Exergy, e quindi qui c'è entra il concetto di booster, entra in gioco il concetto di booster. Questi 35 gradi che entrano nella macchina a cascata, ovvero sia nella serie Exergy, forniscono una capacità di all'incirca 600 kW in caldo, con una potenza assorbita nell'intorno dei 193 kW. Cosa vuol dire questo? Se noi andassimo a considerare quella che è l'efficienza globale del sistema, ovvero sia sommando le due capacità, quindi due effetti utili in caldo e in freddo, con le rispettive potenze in gioco, le rispettive potenze spese dalle due unità, abbiamo un valore globale di efficienza di circa 2,78, quindi un valore prossimo al 3, se paragonato al quello che può essere un coefficiente di efficienza proprio di una caldaia magari inferiore all'unità, o quello che è il valore di efficienza energetica a pieno carico di una macchina non provvista di total heat recovery e quindi capace solo di provvedere alla parte di raffreddamento, ma siamo sempre al di sotto del 2.1. Altra applicazione di processo, cercheremo di dare dei numeri anche qui in maniera un po' differente, è un'applicazione di processo in settore farmaceutico. Questo è un progetto ancora ongoing che stiamo effettuando e stiamo valutando con il cliente. Anche qui c'è la simultanea richiesta di caldo e freddo, dove la differenza è che viene richiesto il freddo a temperature dell'acqua uscente dall'evaporatore, quindi dalle nostre macchine, a temperature positive, quindi non più negative, mentre dall'altro lato c'è sempre una richiesta abbastanza forte di caldo con temperature molto elevate. Andiamo a vedere quello che è a sinistra, il prospetto energetico, quindi quello che è il profilo di carico del sito in questione, dove abbiamo un carico abbastanza costante, ora lo vedete come una retta nel grafico, è abbastanza costante durante la stagionalità, questo per quanto riguarda i loro processi di umidificazione e tutti gli altri appunto processi di produzione che hanno all'interno del sito, ad elevate temperature appunto, mentre il profilo di carico di freddo è quello indicato in alto, maggiore del profilo di carico richiesto, maggiore della domanda in caldo, quindi questo stesso grafico riportato a destra con un andamento al variare della temperatura ambiente sulle ascisse, quindi sull'asse orizzontale, è un'applicazione che ben si presta a quella che abbiamo appunto visto prima, ovvero sia a un sistema a cascata con chiller a recupero più un sistema booster. Lo schema in alto a destra è pressoché uguale, abbiamo utilizzato la serie vitae con recupero di taglia differente ovviamente a quella precedentemente vista, e il booster in questo caso è stato effettuato con un'altra unità del portfolio train condensata ad acqua della serie City, e un'altra unità a vitae con inverter monocircuito, anch'essa, anzi tutte e due anche in questo caso, sempre con refrigerante ecologico a basso GWP con un valore appunto inferiore ai 10, e quindi ancora una volta strizziamo l'occhio all'ambiente con un refrigerante a basso impatto ambientale. Come dicevo all'inizio, quando abbiamo iniziato il webinar, non è solo una questione morale di impatto ambientale, ma c'è anche un ritorno, come posso dire, parliamo anche di cose
anche tangibili immediate, ovvero sia parliamo anche di ritorno economico, di denaro, quindi vediamo come, ora ho qualcosa sopra, va bene, vediamo come a parità della cooling production, del leading production, nella colonna, nell'immagine in basso a destra, quindi nella tabella a destra, focalizzandoci e guardando le differenze tra la colonna di sinistra e di destra, ovvero sia il prima e il dopo, quindi come veniva fatto prima, ovvero sia freddo col chiller e caldo con la caldaia, vediamo come a parità di condizioni, quindi di effetto utile, a destra, nella terza riga della colonna verde, vediamo come l'impatto e quindi la gas consumption, i costi per quanto riguarda i combustibili fossili vengono azzerati, l'elettricità, il consumo dell'elettricità più basso rispetto al precedente, che porta a un'efficienza energetica nell'intorno dei 4,5-4,6 a discapito di quella dell'impianto così come era concepito all'inizio, che stiamo andando a smantellare per far spazio alle nostre macchine elettriche. E parlando di euro, insomma, anche il saving passa da 1 milione circa agli 800.000 se andiamo a considerare nel complessivo quello che è l'andamento dei consumi per questo tipo di impianto. Questo è un impianto che, ripeto, stiamo valutando, è un progetto ongoing che, insomma, vede come obiettivo quello per il quale siamo qui, ovvero sia decarbonizzare, eliminare le caldaie e far spazio all'elettrificazione per, insomma, cercare di avere un mondo sempre più pulito e green. Questa credo che sia l'ultima slide, non c'è più nulla. Vi ringrazio, grazie a tutti. Bene, grazie mille, grazie a tutti. Allora, ai nostri relatori, grazie Ilaria, De Luca, Davide Quercia e grazie Cristiano Olivieri. Non so se volete, ecco, terminare con qualche parola. Ok, benissimo, sì. Allora. Eccomi. No, questo per dire, insomma, che passi avanti ha fatto la tecnologia. Fino a qualche anno fa, fino a 2 o 3 anni fa, sarebbe stato impossibile presentare i case study che invece stiamo affrontando adesso. E ci preme molto diffondere quanto più possibile il messaggio che adesso abbiamo a disposizione la tecnologia, le armi necessarie per all'atto pratico riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Noi come azienda ne abbiamo uno molto molto ambizioso, che è quello del Gigaton Challenge, cioè noi ci proponiamo entro il 2030 di ridurre di un gigaton l'impatto, il carbon footprint dei nostri clienti tramite attività, tramite proposte come quelle che vi abbiamo presentato. Per rendere l'idea, questa è l'impronta di carbonio di 3 paesi come Italia, Francia e Spagna. Noi ci proponiamo, ecco, di raggiungere un obiettivo del genere che è molto molto ambizioso, ma adesso abbiamo tutti i mezzi necessari per farlo. Quindi, insomma, complimenti a tutta Trane Italia, e vi ringraziamo perché, insomma, siete dei partner di lunga data, quindi grazie per aver preso parte a questa puntata. E controlliamo un attimo le domande, ci dovrebbe essere qualche domanda dai vari social. Un attimo solo che controlliamo. Ok. Intanto, eccola qui. Allora, sono Motta Mario Piero, società Stellantis. Domande per la parte industriale. Limiti di funzionamento in fase di produzione acqua calda. Esempio: brinamento batterie per basse temperature esterne per uso acqua calda di processo in estate. Qual è il limite massimo della temperatura esterna di condensazione? Non Quindi, sono sì. sicuro di aver colto la domanda. Ripeto, allora ci chiede quali sono i limiti di funzionamento in fase di produzione di acqua calda. E poi da 2 esempi, per esempio appunto con il brinamento delle batterie per le basse temperature o per l'uso dell'acqua calda di processo in estate.
il limite massimo della temperatura esterna? Allora, diciamo, utilizzando un chiller a recupero di calore in estivo, quindi senza soluzioni in cui viene boostata la temperatura, utilizzando il puro recupero di calore del chiller, diciamo, si può produrre acqua fino a 55-60 gradi. Chiaramente questo impatta in realtà l'efficienza e le prestazioni del chiller in raffreddamento. Per cui, diciamo, una prima soluzione comunque consiste nell'usare il recupero di calore del chiller e più o meno fino a 55-60 gradi riesco a fare acqua. Per lo sbrigamento delle batterie diciamo è sufficiente anche a temperatura inferiore. Produrre acqua a 35-40 gradi non impatta le prestazioni invece del chiller e consente comunque di fare quel tipo di lavoro lì. Nel momento in cui ci spostiamo su necessità che richiedono temperature più elevate, quindi soluzioni che vanno al di là dell'impiego di una sola macchina, perché ad un certo punto, diciamo, il salto di temperatura è tale per cui è fuori dal campo operativo di un compressore, dobbiamo prendere in considerazione soluzioni in cascata come quelle che abbiamo visto. A quel punto riusciamo a produrre acqua calda fino alla temperatura di 120 gradi centigradi. Quindi il nostro limite operativo ad oggi è questo qui. Possiamo produrre fino a 120 gradi centigradi con soluzioni in cascata. Benissimo. E se il signor Motta vuole magari intervenire, non so, assolutamente. Ok, con l'audio, se vuole spiegarsi meglio anche con la sua domanda, siamo a disposizione. Intanto però, ovviamente passiamo all'altra domanda, c'è una domanda da Stefano Sarti. Utilizzo R1234A, credo si pronunci così, che T critica presenta per dare acqua a 85 gradi e con che limiti di temperatura l'aria limite si lavora sul condensatore? Può ripetere cortesemente? Sì, allora, dice, utilizzo R1234A. Ok, vabbè. Ok, che temperatura critica presenta per dare acqua a 85 gradi e con che limiti di temperatura l'aria limite si lavora sul condensatore? Diciamo che le macchine che permettono di fare temperature di quel tipo sono macchine acqua-acqua, per cui non lavorano come sorgente aria sostanzialmente. Sono macchine che necessariamente devono avere in ingresso una sorgente idonea di acqua. Sarebbe impossibile, diciamo, per una macchina ad aria riuscire al condensatore a produrre quelle temperature fino a valori, insomma, di 80 gradi o giù di lì. Per cui lì necessariamente la sorgente deve essere acqua e abbiamo bisogno almeno di una sorgente intorno ai, diciamo, 12 gradi indicativamente per produrre dall'altro lato 80 gradi o superiore, insomma, con l'aria sarebbe infattibile per gli approcci che ha uno scambiatore ad aria. L'approccio di uno scambiatore ad acqua è nell'ordine di un grado giù di lì, per cui la temperatura del refrigerante sostanzialmente di poco superiore, la temperatura di condensazione del refrigerante di poco superiore rispetto a quella dell'acqua che vogliamo produrre. Utilizziamo, diciamo, scambiatori allagati molto molto efficienti che hanno approcci molto molto bassi. Non so se questo risponde alla domanda, per cui qualora, insomma, si volesse intervenire direttamente per spiegarsi meglio, siamo qua, insomma. Esatto, poi magari, ecco, forniremo i contatti anche ovviamente per mettervi in contatto anche adesso, quindi così che possiate nel caso, ecco, rispondere meglio a queste domande. Vogliamo poi ricordare appunto che anche noi come Snaccademy siamo disponibili, ecco, per informazioni aggiuntive, quindi potete contattarci sia noi che tramite i nostri canali che tramite EcoTranItalia, mettervi in contatto per ulteriori dettagli. Quindi se non ci sono altre domande, controlliamo, ok, possiamo quindi chiudere questa puntata. Ringrazio appunto i relatori anche per aver risposto e ricordo appunto che questo webinar, come anche gli altri, sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma Snaccademy, on demand, fruibile per i soli iscritti. Potrete rivedere i video e contattare il relatore o l'azienda partner per eventuali richieste o approfondimenti, come abbiamo detto. Quindi ringrazio ovviamente anche tutti voi spettatori che come sempre ci seguite in numerosi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie, grazie a tutti i relatori. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie, alla prossima. Arrivederci.